grazie, grazie a tutti. Parto con ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato in questa folle impresa. 10 giorni con 62 pazzi spericolati insieme a me hanno attraversato 3 regioni di questa meravigliosa nazione per portare avanti un ideale, perché c'era bisogno di svegliare le coscienze che in questi palazzi si sono smarrite. Ringrazio tutte le categorie che hanno partecipato, se non materialmente, virtualmente: gli ambulanti, le lavanderie, l'extraalberghiero, i parrucchieri, i tassisti, gli artisti, i fornitori che sono stati completamente abbandonati. Ma una menzione speciale va agli amici delle NCC, a Giulio e a Giorgio, a tutti i ragazzi che in questi 10 giorni, in ogni tappa, hanno preso questo fardello, se lo sono messi sulle spalle e andavano avanti e indietro per farci ristorare nei punti di ristoro che riuscivano a trovare, perché come ben sapete in questo periodo molti alberghi sono chiusi e i ristoranti non accettano comitive. Un altro ringraziamento speciale va a delle persone che sono diventate come dei fratelli: a Simone, che è il responsabile regionale, a Raffaele, che è il vicepresidente, ma che qui non si parla di cariche più, ma è una persona molto speciale per me, alla Cristina, che notte e giorno ha preso il telefono per cercare di sistemarci, a tutti quelli che hanno partecipato. Ma una menzione speciale va, se questi erano fratelli, a mio padre, ma non al padre biologico, ma a Gianmarco, che è il mio padre spirituale, mi ha protetto, mi ha preso in braccio e mi ha portato qui a Roma, mi ha custodito, si è preso cura di me e mi ha tirato su in ogni momento di questi 8 mesi di sconforto. Un'altra menzione speciale va a Paolo, il nostro accompagnatore, senza il quale non saremmo arrivati, ci ha mostrato dal cammino. Perché questi ringraziamenti iniziali? Perché in questa nazione si sono persi i valori. La riconoscenza non fa più parte dei nostri ideali. Tutto è dovuto e tutto viene fatto soltanto per un secondo fine. Io ho fatto questo senza secondi fini e loro hanno fatto questo senza secondi fini. Lo hanno fatto soltanto per lo spirito. Per lo spirito che ci lega verso l'obiettivo. L'obiettivo di tenere in piedi le imprese, perché in questi palazzi si sono scordati che senza i nostri settori l'Italia uscirà da questa pandemia sicuramente a livello sanitario, ma a livello economico non uscirà mai più, mai. Dopo un altro paio di minuti, un paio di giorni fa un nostro accompagnatore, una persona è venuta a trovarci, mi voglio dire che qui non c'è bandiere politiche, non ci sono cappelli di partiti, non esiste nessun partito qui, esiste soltanto questa bandiera, anche se a molti dà fastidio che alcuni la possono sventolare, noi la portiamo orgogliosamente senza bandiere politiche, ma solo il tricolore che rappresenta noi. Carlo un paio di giorni fa mandò un vocale per ringraziarci per quello che stavamo facendo, richiamando un discorso molto importante, quello di Winston Churchill: i pochi, mai così tanti dovettero così tanto a così pochi, e voi siete i pochi di oggi. Il fatto che siamo qui oggi è la dimostrazione che l'essere umano è il luogo dove tutto è possibile, l'uomo è il luogo della possibilità. Siamo partiti da Firenze 10 giorni fa, nessuno ci credeva che arrivassimo a Roma a piedi, ma la nostra forza di volontà ci ha portato fino a qui. 280 chilometri, 9 notti fuori casa e 10 giorni e lontani dai nostri cari. Abbiamo attraversato 3 regioni, ma oggi finalmente siamo qui. La nostra camminata, quella degli inessenziali, attraverso la Francigena, come Gandhi nella sua marcia contro la tassa sul sale,
e il suo spirito ci ha accompagnato sin qui. Prima ti ignorano, poi ti deridano, poi ti combattono, poi vinci. Questo è il nostro motto oggi e voi avete vinto ad essere qui oggi. Dicevano che non ce l'avremmo fatta, dicevano che ci saremmo fermati dopo pochi chilometri, dicevano che avremmo preso degli autobus per arrivare a Roma. Quando ci hanno detto che non avremmo dovuto provare o che non ce l'avremmo fatta, non abbiamo pensato a noi stessi, ma ai nostri dipendenti, ai nostri figli e al nostro futuro. Ci siamo guardati e siamo partiti. Ho una bella notizia per tutti noi oggi. Noi ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Roma. Nonostante il dolore alle articolazioni, nonostante i tanti cerotti consumati, nonostante le tante fasciature fatte, nonostante la fatica, siamo qui a Roma, in questa città simbolo dell'Unione Nazionale. E noi siamo qui, uniti insieme a tutti voi, per riprenderci quello che ci è stato tolto. La dignità di poter lavorare ci è stata tolta. Lungo questo cammino tante volte ci siamo domandati, ma chi siamo? Ce lo hanno domandato le tante persone che ci hanno accolto con entusiasmo lungo il nostro cammino. Ce lo hanno chiesto i tanti sindaci che abbiamo incontrato, molti di loro preoccupati per la loro comunità, sia per la situazione sanitaria che per quella economica. E chi siamo noi? Siamo dei rivoluzionari, proprio perché sappiamo che l'alternativa che il futuro ci riserva all'umanità intera oggi è tra la rivoluzione per una società equa, solidale, giusta e la distruzione del nostro, tessuto imprenditoriale fatto da milioni di piccole aziende. Scusate, sono stanchissimo. Siamo rivoluzionari del pensiero omologato, del pensiero unico, della verità unica trasmessa attraverso un bollettino medico delle ore 19. Siamo l'Italia che produce, lo diciamo senza presunzione, ma con la consapevolezza di valere il 30% del PIL della nostra nazione. Proprio in questo momento, mentre noi manifestiamo per un diritto, il diritto alla vita delle nostre imprese e delle nostre famiglie, ci sono persone che si stanno preparando a dividerci, esperti di comunicazione e strategia, fedeli ad una sola politica, la politica della divisione, del divino e impera. A loro mi rivolgo, proprio a loro, perché non ci divideranno, non divideranno l'Italia tra giovani e anziani, tra dipendenti e imprenditori, tra sani e malati, tra chi nega l'esistenza del virus e chi ci vuole tutti chiusi in casa. Non ci divideranno perché siamo italiani, perché amiamo il nostro paese e perché sappiamo che abbiamo bisogno di tutti, perché tutti siamo essenziali oggi. Lo abbiamo imparato nelle nostre imprese, lo abbiamo imparato costruendo le nostre attività, lo abbiamo imparato parlando con i nostri dipendenti. Tutti sono importanti e non permetteremo a nessuno di spaccare o dividere il nostro paese. Siamo qui oggi per chiedere non qualcosa per noi o per le nostre imprese, siamo qui per chiedere qualche cosa per la nostra Italia. Sostenere le nostre imprese significa infatti dare speranza a milioni di imprenditori, significa continuare a far sognare un futuro per i nostri figli, significa dare una speranza di crescita per le nostre comunità e per l'Italia intera. Vogliamo vivere in una società basata sul cinismo o in una società basata sulla speranza? Non parlo di cieco ottimismo, quello pare a una specie di ignoranza volontaria per cui tutto ad un certo punto se ne andrà, la disoccupazione finirà e la crisi sanitaria si risolverà in ogni caso. Non parlo di questo, parlo di cose più concrete, parlo di non sottovalutare l'emergenza sanitaria e per questo il nostro ringraziamento va a tutti i medici, gli infermieri e ai volontari che ogni giorno salvano centinaia di vite. La speranza, io parlo della speranza di fronte alle difficoltà, la speranza di fronte alle incertezze, l'audacia della speranza. Noi abbiamo scelto la speranza invece della paura, abbiamo scelto di unirci invece di dividerci, mandando così un messaggio a tutti coloro che invece vorrebbero dividerci. Oggi siamo qui per difendere il nostro futuro, il futuro delle nostre aziende, dei nostri dipendenti e delle nostre famiglie. Siamo qui a chiedere che ci venga restituita la dignità. Concludo.
non si erano mai viste tutte le categorie produttive di questo paese insieme, tutte unite in piazza, con un'unica voce. Oggi è stato il momento in cui tutto questo è stato possibile. Abbiamo abbattuto barriere e pregiudizi, campanili e fazioni, e invece di pensare ai singoli privilegi abbiamo pensato al bene del paese. Ma voi, chiusi nei vostri palazzi, con le vostre poltrone sicure e il vostro stipendio senza rischi, ci avete pensato al bene del paese? Lo avete capito quello che sta succedendo? Per noi sarebbe semplice domandarvi una cosa: cosa avete fatto in questi mesi perché tutto questo non accadesse? Niente. O poco. Ma oggi vi vogliamo soltanto chiedere: quali sono le misure messe in campo a sostegno delle nostre imprese per non farci chiudere? Nessuna! Ma non staremo a guardarvi. Se Atene ti dovesse apparire grande, disse Pericle, considera che la sua gloria è stata guadagnata da uomini valorosi e da uomini che conoscevano i propri doveri. Noi i nostri doveri li conosciamo bene nei confronti dello Stato ogni fottuto 16 del mese e li conosciamo bene nei confronti dei nostri dipendenti e dei nostri clienti. Ma voi i vostri doveri li conoscete? Voi eletti dal popolo, che dovreste lavorare per il popolo, avete presenti i vostri doveri? Il vostro giuramento sulla Costituzione della Repubblica Italiana ce l'avete presente? Non ce l'avete più presente, ve li siete dimenticati? Ci guarderemo indietro e ci diremo che questo è stato il momento, questo è stato il posto in cui un gruppo di imprenditori si è ricordato cosa vuol dire sperare. E concludo: il tempo è l'unica cosa che veramente ci appartiene. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est, ovvero niente ci appartiene, solo il tempo è nostro, rifletteva Seneca nel Brevitate Vitae. Ebbene, il tempo delle promesse è finito, ora vogliamo solo fatti!